Gli ultimi dati confermano che la Calabria resta saldamente al penultimo posto in Italia per la raccolta differenziata, stando alle percentuali che l'ARPACAL ha elaborato dai numeri raccolti dai 383 comuni su 404 in totale. La differenziata prodotta nel 2019 è passata dal 46,84% dell'ultima rilevazione su 295 comuni al 48,74%. Peggio in Italia fa solo la Sicilia, ma il dato ancora più preoccupante è che la Calabria nel 2021 si attesta nel target di differenziata che la legge e le direttive comunitarie obbligavano a raggiungere come media nazionale entro il 31 dicembre 2009. Siamo insomma in ritardo di oltre 11 anni, mentre l'obiettivo del 65%, che in teoria doveva essere raggiunto per la fine del 2012, resta un miraggio. Nell'ultimo aggiornamento diffuso ieri, l'ARPACAL segnala sensibili crescite nel crotonese, più 5,3%, dal 25,9% al 31,20%, e nel Regino più 3,35%, dal 30,02% al 33,37%. Crescono anche le province di Catanzaro, più 1,39%, dal 52,64% al 54,03%, e Vibo Valentia, 2,67%, dal 38,27% al 40,94%, mentre Cosenza si conferma virtuosa, 64,02%, e recupera qualcosa, più 0,74%, rispetto ai dati del dicembre scorso. I numeri dei capoluoghi rimangono sostanzialmente intatti, così come la top 5 dei comuni calabresi più virtuosi, al primo posto Frascineto, seguito da San Benedetto, Ulano e Terranova da Sibari, tutti in provincia di Cosenza. Al quarto posto Squillace, in provincia di Catanzaro, al quinto Rocca Imperiale, sempre in provincia di Cosenza. I numeri regionali confermano sostanzialmente ciò che aveva già fotografato il rapporto ISPRA a fine 2020 in Calabria, volume di differenziati inferiore al 50%, come in Basilicata 49,4% e Sicilia, che però, pur essendo al di sotto del 40%, ha fatto registrare un aumento di 9 punti rispetto al 2018, dal 29,5% al 38,5%. Invece, anche considerato l'ultimo aggiornamento dell'ARPACAL, è solo del 3,4% l'aumento fatto registrare in Calabria rispetto al dato dell'anno precedente, mentre nei report del 2018 e del 2017 emergeva rispettivamente un aumento del 6,2% e del 7,9%.